Fino adesso ci siamo occupati del legame covalente. Covalente puro, quando i due atomi che vengono coinvolti nella formazione del legame sono perfettamente uguali. Covalente polare, quando gli atomi coinvolti nella formazione del legame sono diversi. Vi ho detto praticamente che a caratterizzare questi due diversi tipi di legame, che cosa c'è? C'è praticamente che quando il legame si realizza fra due atomi diversi, il legame manifesta sempre un certo carattere di polarità. E questo carattere di polarità è connesso praticamente al fatto che i due atomi sono diversi e quindi hanno proprietà diverse. Fra le proprietà degli atomi, delle varie specie atomiche, ci sta praticamente quella là di attrarre gli elettroni. Vi ho detto praticamente, diciamo scherzando, quanto gli piacciono gli elettroni agli atomi. Io ho detto questa grandezza si chiama affinità elettronica ed è misurabile proprio con una grandezza, con un'energia, oppure elettronegatività e viene misurata in certe unità Pauling. Fino adesso ci siamo occupati di casi in cui l'elettronegatività, l'affinità elettronica o era perfettamente uguale, idrogeno, idrogeno, ossigeno, ossigeno, azoto, azoto, o era diversa ma non era diversa di molto, cioè idrogeno carbonio, idrogeno ossigeno, idrogeno azoto e così via. La differenza di elettronegatività non era mai troppo grande. Abbiamo visto praticamente che nei casi in cui gli atomi sono diversi il legame risulta essere covalente polare. Ovviamente, diciamo, è abbastanza intuitivo che quanto maggiore è la differenza di elettronegatività fra gli atomi che sono coinvolti nella formazione del legame covalente, tanto più polare sarà il carattere del legame, cioè tanto più mediamente nel tempo la coppia o le coppie di elettroni di legame permarranno per più tempo dal lato dell'atomo a cui gli elettroni piacciono di più, cioè da parte dell'atomo più elettronegativo. Va bene? È ovvio questo. Se praticamente i due atomi sono uguali, la coppia di elettroni di legame è perfettamente condivisa. Se la differenza di elettronegatività è piccola, quello là che ha l'elettronegatività più alta attrae a sé un po' di più la coppia di elettroni di legame. Se questa differenza di elettronegatività aumenta, tanto più sarà attratta verso di sé la coppia di elettroni di legame. Adesso andiamoci a mettere in una situazione, diciamo, diversa da quella che abbiamo visto fino adesso. Cioè andiamo a metterci nel caso in cui, per esempio, sodio e cloro, vedete, io ho scritto le loro strutture elettroniche alla lavagna. Sodio tiene Z uguale 11, quindi 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Cloro Z uguale 17, la struttura elettronica è 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 2P5. Va bene? In questo caso la differenza di elettronegatività è grossa. Cioè il cloro tiene sotto a 4 come unità Pauling, il sodio tiene 1, quindi una grossa differenza di elettronegatività. Se uno va anche a vedere le affinità elettroniche, anche in questo caso notiamo che al cloro gli elettroni piacciono moltissimo, al sodio invece gli elettroni non gli suonano proprio, non gli piacciono proprio per niente. In questo caso che cosa succede? Supponiamo praticamente che si possa formare un legame covalente polare. Vabbè, supponiamolo per assurdo. Cioè che questa coppia di atomi condivide una coppia di elettroni di legame. Ovviamente, essendo la differenza di elettronegatività molto forte, noi che cosa preconizzeremmo? Preconizzeremmo che la coppia di elettroni di legame si sposta per molto più tempo dal lato dell'atomo più elettronegativo, cioè l'atomo di cloro, e che quindi si verifica una grossa separazione di carica fra l'atomo di sodio e l'atomo di cloro. In effetti non si verifica quanto abbiamo appena detto. La coppia di elettroni di legame non viene condivisa. Perché?
Perché praticamente la differenza di elettronegatività fra sodio e cloro è talmente grande che la coppia di elettroni di legame permane stabilmente, permanentemente nel tempo, dal lato dell'atomo più elettronegativo, che in questo caso è il cloro. Pertanto, l'atomo di cloro, avendo, diciamo così, acquisito completamente la coppia di elettroni di legame, praticamente è come se avesse acquisito un elettrone in più, come se l'elettrone più esterno che si trovava nell'orbitale di tipo 3s del sodio si fosse trasferito definitivamente nell'orbitale di tipo 3p del cloro. In questo caso noi che cosa avremmo? Avremmo praticamente che si sono formate due strutture elettricamente cariche. Queste due strutture elettricamente cariche sono lo ione sodio, che ha perso l'elettrone che si trovava nel suo orbitale più esterno 3s1, e lo ione cloruro, Cl- caricato negativamente, che ha acquisito l'elettrone perso dall'atomo di sodio. Adesso guardate un pochettino, ragazzi, che cosa succede. Praticamente è come se questo elettrone che sta qui finisse qui. In questo caso noi che cosa avremmo? Avremmo che il sodio, invece di essere sodio atomico, è sodio ione caricato positivamente. La sua struttura elettronica sarebbe 1s2, 2s2, 2 più 1, 2 più 2, 2 più 3, 2 più 4, 2 più 5, 2 più 6. Questo elettrone qua l'ha perso, quindi praticamente questa è la struttura elettronica dello ione sodio. Ma questa che struttura elettronica è? È la struttura elettronica del? Esattamente. Quindi è una struttura elettronica molto, molto, molto stabile. Quindi praticamente questo che ci dice? Ci dice che il sodio noi lo troveremo quando si combina con altri elementi sempre sotto forma di ione NaD. Vediamo un pochettino il cloro invece che fa. Lo ione cloruro, vedete, che ha acquisito Cl- questo elettrone qui perso dal sodio, la struttura elettronica 1s2, 2s2, 2p6, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6, poi 3s2, 2. Poi il cloro era 17, quindi 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5 e con l'elettrone che gli viene ceduto dal sodio 3p6. E questa è la struttura elettronica di chi? L'argon. Dell'argon. Quindi anche questa è una struttura molto 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 stabile. Quindi questo che cosa ci dice? Ci dice che molto spesso il cloro, quando si combinerà ad altri elementi, avrà questa struttura elettronica qui e si presenterà come ione Cl-. Diciamo che il cloro può fare anche altre cose, mentre il sodio può fare solamente quella che vi ho fatto vedere, il cloro può fare anche altre cose e ve lo farò vedere nelle prossime lezioni, praticamente. Bene, quindi praticamente noi abbiamo che fra sodio e cloro si forma un composto che chiameremo cloruro di sodio, in cui praticamente la coppia di elettroni di legame si è trasferita completamente dal lato dell'atomo di cloro, dal lato dell'atomo più elettronegativo. In effetti praticamente abbiamo che si è formato, si dice, un legame ionico, cioè in poche parole si sono formate due particelle elettricamente cariche. In effetti il legame ionico lo potremmo vedere come un caso estremo di legame covalente polare, cioè
Cioè, quando il legame covalente polare, la differenza di polarità è diventata talmente grande che la coppia o le coppie di elettroni di legame si trasferiscono stabilmente dal lato dell'atomo più elettronegativo e si formano delle specie elettricamente cariche. Ovviamente, perché si possa formare un legame ionico, noi abbiamo bisogno che il bilancio energetico del sistema sia un bilancio energetico positivo. E lo possiamo anche, diciamo così, andare a verificare questo fatto qua, portando due numeri alla lavagna. Ecco. Allora, supponiamo, vedete, che il livello energetico degli atomi di sodio e cloro, quando sono atomi, sia questo, va bene? Allora, noi dobbiamo prima trasformare l'atomo di sodio in uno ione sodio, cioè gli dobbiamo andare a portare via un elettrone. Questa energia che serve per portare via un elettrone all'atomo di sodio si chiama energia di ionizzazione. Quindi, poiché noi dobbiamo andare a fornire energia al sistema, noi saliamo come energia. E questa differenza di energia tra sodio e cloro come atomi, che si trasformano in ione sodio più un elettrone più un atomo di cloro, è l'energia di ionizzazione ed equivale a 118 kcal per mole, ovviamente. Queste sono sempre kilocalorie per mole. Adesso, quando l'atomo di cloro cattura un elettrone, si sviluppa dell'energia, perché l'atomo di cloro ha un'elevata affinità elettronica. Gli elettroni gli piacciono, quindi l'energia del sistema diminuisce. E abbiamo che questo elettrone viene catturato dall'atomo di cloro, quindi abbiamo lo ione Na+, lo ione Cl-, e questo salto di energia è pari a 87 kcal per mole. Adesso però direte voi, ma qua il saldo globale dell'energia non è ancora sufficiente, noi dobbiamo scendere al di sotto di questo. Sì, ma noi qui stiamo considerando ione sodio e ione cloruro infinitamente lontani fra di loro. Cioè, in poche parole, noi abbiamo preso un atomo di sodio e un atomo di cloro che sono infinitamente lontani fra di loro. Abbiamo sottratto un elettrone all'atomo di sodio e l'abbiamo portato infinitamente lontano dallo ione sodio e dall'atomo di cloro. Quindi abbiamo dovuto fornire 118 kcal per mole al sistema. Poi l'elettrone, questo qui, questa mole di elettroni, l'abbiamo fatta reagire con una mole di atomi di cloro, sempre infinitamente lontani tra di loro il sodio e il cloro si è trasformato in cloruro. Qui quindi abbiamo ioni sodio e ioni cloruro infinitamente lontani fra di loro. Adesso, quando una mole di ioni sodio e una mole di ioni cloruro si avvicinano fra di loro, abbiamo praticamente che tutti gli ioni positivi attrarranno tutti gli ioni negativi e tutti gli ioni negativi attrarranno tutti gli ioni positivi. Ma avremo anche che tutti gli ioni positivi si respingeranno fra di loro e tutti gli ioni negativi si respingeranno fra di loro. In effetti, per come si vanno a sistemare nello spazio questi ioni, c'è un saldo positivo della energia. Cioè, noi avremo che la struttura del cloruro di sodio sarà fatta in questa maniera qui. Vedete che ogni ione sodio sarà circondato da 6 ioni cloruro, che praticamente, vedete, si andranno più o meno a sistemare così. Se voi praticamente andate a considerare che
Qui sono 1, 2, 3, 4 ioni cloruro. Ce ne sta uno immediatamente avanti e uno immediatamente indietro. Quindi ogni ione sodio sarà circondato da 6 ioni cloruro. Ogni ione cloruro sarà circondato da 6 ioni sodio. Cioè, in poche parole, le cariche di segno opposto sono più vicine fra di loro delle cariche dello stesso segno. Quindi le interazioni di tipo attrattivo prevalgono sulle interazioni di tipo repulsivo. Questa somma netta di energia si chiama energia reticolare. E praticamente quando una mole di ioni Na+ si avvicina a una mole di ioni Cl- si vanno ad assemblare in maniera tale da costruire un cristallo di cloruro di sodio, l'energia del sistema diminuisce ulteriormente, più precisamente diminuisce di 120 kcal per mole. E alla fine noi abbiamo Na+ e Cl- vicini. Quindi il saldo netto dell'energia è questo qui. Cioè noi siamo partiti da questo livello qui, siamo saliti qui, poi siamo scesi qui e poi siamo scesi qui. Il saldo netto dell'energia è 89 kcal per mole. Cioè, quando praticamente si forma un legame ionico fra atomi di sodio e atomi di cloro con la formazione di ioni sodio Na+ e ioni cloruro Cl-, l'energia del sistema si abbassa. Va bene? Ovviamente, il rapporto di combinazione atomica nel cloro e nel cloruro di sodio, come sarà? Sarà di 1 a 1. Perché? Perché praticamente il sodio avrà la necessità di cedere un elettrone nel suo livello energetico più esterno per raggiungere la configurazione del gas nobile che lo precede, mentre invece il cloro avrà bisogno di andare a accettare un elettrone per riprodurre la configurazione elettronica del gas nobile che lo segue. Uno dà un elettrone, un altro se piglia un elettrone, il rapporto di combinazione qual è? 1 a 1. Bene, facciamo un altro esempio. Prendiamo due elementi che tengono numeri atomici bassi, ci facciamo il chiamare. Allora, litio, numero atomico 3, struttura elettronica 1s1, 1s2. Allora, ossigeno, numero atomico 8. Quindi 1s2, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4. Allora, anche nel caso dell'ossigeno e del litio la differenza di elettronegatività è molto grande. Pertanto le coppie di elettroni di legame che si creano tra l'ossigeno e il litio si spostano stabilmente dal lato dell'atomo più elettronegativo, che è quello di ossigeno, e si formano dei legami ionici. Adesso vediamo un pochettino quale sarà il rapporto di combinazione nell'ossido di litio, in questo composto che si forma tra ossigeno e litio. Dunque, il litio, per riprodurre la configurazione elettronica del gas nobile che lo precede, quanti elettroni deve perdere? 1. L'ossigeno, per riprodurre la configurazione elettronica del gas nobile che lo segue, di quanti elettroni ha bisogno? 2. Quindi l'atomo di litio gliene dà un elettrone, l'atomo di ossigeno ne vuole 2.
Quale sarà il rapporto di combinazione fra litio e ossigeno? Per ogni atomo di ossigeno quanti atomi di litio ci vorranno? Benissimo, quindi il rapporto di combinazione sarà Li2O, questa è la formula dell'ossido di litio, e infatti la struttura elettronica dello ione litio sarà 1S2, che sarà quella lì dell'elio, e la struttura elettronica invece dello ione ossido O2- sarà 1S2, 2S2, 2P6, cioè sarebbe 2P4, vedete? Mi vengono due elettroni dai due atomi di litio, quindi 2P6, e questa è la struttura elettronica del gas nobile del neo. Va bene? Adesso che vi posso dire? Senza che scrivo le strutture elettroniche, ma vediamo per esempio il magnesio. Il magnesio ha due elettroni nel livello energetico 2. Quando si combina con l'ossigeno, che richiede due elettroni, quale sarà il rapporto di combinazione? 1 a 1, perché il magnesio ne cede 2 e l'ossigeno ne cede 2. Fra magnesio e cloro, il magnesio ne cede 2, il cloro ne accetta 1. Quale sarà il rapporto di combinazione? 1 di chi? Di magnesio o di cloro? Magnesio. Di magnesio e di cloro 2, quindi MgCl2. Va bene? C'è bisogno che faccio altri esempi? No. Benissimo. Allora, adesso possiamo parlare rapidamente del legame metallico. E quindi oggi, diciamo così, termineremo i legami primari. Quindi, tra legami primari abbiamo visto i legami covalenti, i legami polari, i legami ionici, e abbiamo visto il legame ionico come un caso estremo di legame covalente polare. Va bene? Il legame metallico è una cosa che si, diciamo così, si risolve abbastanza rapidamente, bastano due parole, 10 minuti, un quarto d'ora di conversazione e risolviamo il problema del legame metallico. Dunque, per prima cosa, per capire la natura del legame metallico, dobbiamo tenere presenti come sono fatti i metalli, come si presentano i metalli. Dunque, i metalli praticamente sono caratterizzati da due proprietà particolari. Una è l'elevata conducibilità termica, un'altra è l'elevata conducibilità elettrica. Che vuol dire elevata conducibilità termica? Elevata conducibilità termica significa che se io per esempio prendo una sbarra di metallo, cioè una cosa, un oggetto di metallo lungo 1 metro, cilindrico, che abbia un diametro di 1 centimetro, se io metto praticamente una sbarra, un'estremità della sbarra di metallo sul fuoco e lo tengo con la mano dall'altro lato, io dico, oh, sto tranquillo, il fuoco è lontano, mi faccio male. Dopo un poco mi scotto la mano. Se io faccio lo stesso esperimento, che vi posso dire, con una sbarra di legname, la sbarra di legname si accende, ma io la posso tenere in mano e non mi succede niente. È chiaro? Qual è la differenza fra i due casi? La differenza fra i due casi è che nel caso della sbarra di metallo la conducibilità termica è molto elevata, nel caso del legname la conducibilità termica è molto bassa. Va bene? Che vuol dire conducibilità elettrica? Conducibilità elettrica vuol dire praticamente che se io prendo, invece di una sbarra, prendiamo una sbarra portata all'ennesime conseguenze, un filo metallico, praticamente è come se fosse una sbarra cilindrica lunga 10, 20, 30, 40, 100 metri e il cui diametro praticamente sia 1 millimetro oppure 2-3 millimetri, qualche cosa del genere. Allora io praticamente, se io applico una seppur lievissima differenza di potenziale elettrico ai capi di questo filo, o che passa un'allegra corrente elettrica in questo filo, va bene? Se io lo faccio con qualunque altro materiale che si trovi allo stato solido, quasi qualunque materiale che si trova allo stato solido, praticamente devo mettere delle correnti molto elevate perché abbia modestissimi passaggi di corrente elettrica. Diciamo che il comportamento
al passaggio della corrente elettrica dei metalli è quello di conduttore, mentre invece gli altri solidi generalmente fungono da isolante, generalmente è così. Va bene? Adesso, questo che cosa ci dice queste due proprietà fondamentali dei metalli? Ci dice praticamente che nei metalli ci devono essere delle particelle che, se io gli fornisco un pochettino di energia, sono libere di muoversi. Questo ce lo dice il fatto che se l'energia io la fornisco sotto forma di energia termica, dopo un poco la sbarra di metallo si è riscaldata dall'altro lato. Ce lo dice perché gli fornisco un poco di differenza di potenziale elettrico, quindi di energia elettrica, la corrente passa allegramente. Va bene? E ci dice anche un'altra cosa questi due esperimenti, che queste particelle che sono libere di muoversi devono essere delle particelle elettricamente cariche, perché se fossero particelle libere di muoversi che non sono elettricamente cariche, non trasporterebbero la corrente elettrica. Per cui un modello del legame metallico deve tenere presente questi due fatti. Va bene? Poi un'altra cosa dobbiamo tenere presente. Tutti i metalli, ad esclusione del mercurio, si presentano allo stato solido a temperatura ambiente. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire praticamente che, diciamo, quando si legano degli atomi di metallo fra di loro, questi formano delle strutture in cui sono coinvolti un grande numero di atomi. Perché? I metalli si trovano sempre allo stato solido. Allora, quindi, in un legame metallico dobbiamo tenere presenti tutte queste evidenze delle proprietà, diciamo così, macroscopiche che presentano i metalli. In effetti, sentite un poco come sono fatti i metalli. I metalli praticamente sono costituiti da un reticolo cristallino. Un reticolo che cos'è? Abbiamo detto praticamente che in un solido le particelle sono vicine e sono ordinate, e generalmente le particelle che compongono un solido descrivono praticamente dei poliedri, cioè dei solidi, e queste particelle si trovano ai vertici di questi poliedri o anche al centro di questi poliedri o anche al centro delle facce di questi poliedri. Adesso nei metalli noi che cosa avremo? Avremo che, seguitemi bene, le particelle che si trovano ai nodi del reticolo cristallino, cioè quindi ai vertici di questi poliedri, saranno degli ioni positivi. Ioni positivi costituiti da cosa? Costituiti dal nucleo dell'atomo che è caricato positivamente e dagli elettroni più interni. Cosa terrà insieme questo reticolo cristallino costituito tutte da particelle caricate positivamente? Terrà insieme questo reticolo cristallino costituito tutto da particelle caricate positivamente gli elettroni di valenza, cioè gli elettroni che sono nel livello energetico più esterno di questo metallo. Questi elettroni però tengono una particolarità. Seguitemi bene. Allora, noi abbiamo un reticolo cristallino di un metallo, ad esempio il sodio, ad esempio il litio metallico, ad esempio il magnesio metallico. Ogni atomo di litio, di sodio, di magnesio è circondato da un certo numero di ioni litio, sodio, potassio, che generalmente sarà abbastanza alto, 8 o 12. Quando studieremo le proprietà dello stato solido, vedremo com'è che esce fuori questo numero 8-12. Praticamente questi elettroni di valenza che cosa possono fare? Supponiamo che abbiamo a che fare con litio. Il litio, praticamente, prendiamo un atomo semplice, vedete che teniamo già la sua struttura elettronica lì. Il litio è un tipico metallo alcalino. Il suo nucleo è composto da 3 protoni più mi pare 4 neutroni, perché la sua massa atomica è 7, e ci sono 3 elettroni. Due elettroni stanno nel livello 2s, quindi sono elettroni più interni che non fanno niente,
e uno è l'elettrone di valenza che sta nel 2s1. Questo elettrone di valenza può stare nell'orbitale 2s1 dell'atomo a cui appartiene. Però che cosa altro può fare? Può saltare con grandissima facilità nell'orbitale 2s1 dell'atomo che gli sta, ad esempio, immediatamente a destra, o ad esempio dell'atomo che gli sta immediatamente a sinistra, oppure anche dell'atomo di litio che gli sta immediatamente avanti, o immediatamente indietro, o immediatamente sopra, o immediatamente sotto. Perché lo può fare? Perché praticamente la differenza di energia che deve avere l'elettrone per saltare dal suo orbitale 2s all'orbitale 2s dell'atomo che gli è immediatamente vicino è piccolissima. Se voi estendete questo ragionamento che ho fatto, molto semplice, non al singolo atomo di litio, ma a tutti gli atomi di litio che compongono quel pezzo di litio, io che risultato ho? Ho che l'elettrone che si trova nell'orbitale 2s, cioè l'elettrone di valenza del litio, si può trovare sull'orbitale 2s di uno qualunque degli atomi che si trova in quel pezzo di litio. Alias, cosa voglio dire? Voglio dire praticamente che in un metallo gli elettroni di valenza, cioè gli elettroni più esterni, sono degli elettroni delocalizzati, cioè non sono degli elettroni vincolati a stare con l'atomo originario di appartenenza, sono degli elettroni che si possono muovere come vogliono loro, perché praticamente per saltare dal 2s del proprio atomo al 2s dell'atomo immediatamente vicino c'è bisogno di pochissima energia, così come pure c'è bisogno di pochissima energia per passare al 2s successivo, poi al 2S successivo, poi al 2S successivo. Il risultato qual è? Che tutti questi elettroni possono fare quello che vogliono loro. Quindi se noi andiamo a riscaldare una barra di litio da un lato, noi che cosa abbiamo? Abbiamo che gli elettroni del sottolivello 2S, dal lato dove c'è la fiamma, assumono maggiore energia e si spostano immediatamente dall'altro lato della barra, riscaldando la barra anche dall'altro lato, e questo è il motivo per cui ci scottiamo. Se noi andiamo a sottoporre un filo di litio a una differenza di potenziale, questa differenza di potenziale farà muovere gli elettroni in maniera da andare dal potenziale a zona più alta al potenziale a zona più bassa, quindi avremo un flusso di carica elettrica e avremo una corrente elettrica. Sempre perché questi elettroni sono liberi di muoversi. Cioè, in poche parole, noi abbiamo che nei metalli il legame metallico è tale che ai nodi del reticolo cristallino si trovano degli ioni positivi, e nel caso del litio sono Li+. E questi ioni positivi vengono tenuti insieme da questo mare di elettroni di valenza che sono delocalizzati, che sono liberi di muoversi, che possono passare dal 2s di un atomo al 2s degli atomi che gli sono immediatamente vicini, formando una banda continua di valenza. Cioè, in poche parole, la differenza di energia è talmente piccola che si possono muovere come vogliono. Va bene? Adesso, un ultimo punto e la lezione è terminata. Vi avevo detto che questo era il legame metallico, si esauriva con poche parole. Nell'ambito dei metalli c'è una differenza di proprietà fisiche enorme. Se io prendo i metalli alcalini, mo ve la ricordate un pochettino la tavola periodica? Io mo non la tengo la tavola periodica, mo ve la disegno un pochettino. Vabbè, però la dovrebbero vedere tutti quanti, quindi devo fare il disegnino, dovrei dovuto tenere la mano. Comunque la tavola periodica è fatta così, vedete?
Poi sotto ci stanno i lantanidi e gli alchini, vedete? Qua ci stanno due gruppi, questi sono gli alcalini e questi gli alcalinoterrosi, e questi sono i metalli di transizione che tengono gli elettroni in D, ve lo ricordate? Adesso, a rigore, i metalli veramente metalli, i veri metalli, cioè quelli là che hanno, che sono caratterizzati da un legame interamente metallico, sono solo gli alcalini e gli alcalinoterrosi. Infatti, il legame metallico è un legame abbastanza debole, non è un legame forte il legame metallico. Se noi andiamo a vedere praticamente la scala dei legami chimici, di forza dei legami chimici, il legame covalente è il legame più forte di tutti, dopo viene il legame ionico, dopo viene il legame metallico. Diciamo che se praticamente andiamo un pochino a vedere, solitamente ho cancellato quel diagramma, scusate, allora, scusate, il diagramma della energia potenziale in funzione della distanza per un legame covalente è così, vedete? Per il legame ionico è la stessa cosa, però praticamente è meno profondo. Per un legame metallico è ancora meno profondo, vedete? Questo è il covalente. Questo è lo ionico, questo è il metallico. Cioè il legame metallico è un legame debole rispetto allo ionico e ancora di più rispetto al covalente. E vi dicevo praticamente, per gli alcalini e gli alcalinoterrosi, il legame è completamente a carattere metallico. E infatti il fatto che il legame sia piuttosto debole, da che cosa vi è irrimediabilmente sancito? Dal fatto che la temperatura di fusione del sodio, ad esempio, me la ricordo, è circa 100 gradi, quella del litio più o meno altrettanto. Addirittura questi metalli qui possono essere tagliati con un coltello. Se uno prende un coltello e va e li taglia. Diciamo, non è abbastanza facile andarli a trovare perché questi metalli sono talmente reattivi che non possono essere esposti all'aria. Alla fine del corso capirete perché non possono essere esposti all'aria e reagiscono con l'umidità dell'aria o con l'ossigeno dell'aria. Però praticamente solo addirittura possono essere tagliati col coltello. Se voi per esempio andate a prendere invece i metalli che stanno qua a mezzo, che sono presentati come metalli di transizione, per esempio il ferro, il cobalto, il nichelio, il rame, il ferro tiene temperatura di fusione 1547 gradi. Cioè, dite voi, mo come può essere che lo stesso legame, praticamente, da origine, ha una temperatura di fusione di 100 gradi per il sodio e di 1547 gradi per il ferro? La differenza, sapete in cosa sta? Sta nel fatto che, praticamente, quando noi abbiamo gli elementi di transizione, il legame è in parte di tipo metallico, in parte di tipo covalente. Quindi il fatto che le resistenze meccaniche di questi metalli qui siano elevate, cioè se noi vediamo una sbarra d'acciaio vi regge un bel peso, non è che andate con un coltello e tagliate la sbarra d'acciaio come fate col sodio, è chiaro? E le elevate temperature di fusione, le elevate calori latenti di fusione, tutte queste cose qua, dipendono da cosa? Dipende dal fatto che il legame che tiene uniti gli atomi di ferro a fare il cristallo di ferro è in parte metallico, in parte covalente. Invece il legame che tiene uniti gli atomi di sodio, litio, potassio, magnesio, calcio, bario che stanno qui è un legame completamente metallico. La differenza dove sta? Che le conducibilità elettriche qua saranno più elevate che qua e le temperature di fusione, le temperature, diciamo così, i calori latenti di fusione e di vaporizzazione saranno molto molto più bassi che qua. Perché questo legame qui, diciamo così, avrà un carattere anche di legame covalente. Questo perché? Perché il ferro ha anche gli elettroni in D.
Quindi questo che significa? Significa che gli elettroni di legame, che sono quelli là in S ed anche un pochino quelli là in D, in parte si comporteranno come elettroni di tipo metallico. Infatti il ferro conduce la corrente elettrica, ma non la conduce benissimo. Infatti, diciamo, disperde molta energia. E in parte invece sono legami di tipo covalente. E le buone proprietà meccaniche e le elevate temperature di fusione, di vaporizzazione, calore di fusione, calore di vaporizzazione, dipendono dalla aliquota di tipo covalente che hanno i legami che si formano fra gli elementi di transizione. Va bene? Quindi praticamente possiamo vedere, diciamo così, i legami chimici come tre tipi fondamentali: covalente, ionico e metallico. E poi in alcuni casi si formano proprio questi tipi qui, cioè legame covalente puro fra atomi uguali, legame ionico fra atomi di elettronegatività molto diversa, legame metallico fra praticamente gli elementi che hanno gli alcalini, gli alcalinoterrosi, cioè quelli lì che hanno solo elettroni in S, solo elettroni in S. Poi ci sono tutti quanti i casi intermedi, ad esempio tutti quanti i covalenti polari sono una via di mezzo tra il covalente e lo ionico, e la percentuale di carattere ionico aumenta all'aumentare della differenza di elettronegatività che esiste tra i due atomi. Poi per quanto riguarda i metalli, vi ripeto, i metalli di transizione hanno legami che sono di tipo metallico e di tipo covalente contemporaneamente. Quando voi trovate dei metalli con temperature di fusione molto elevate, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il carattere covalente sta soverchiando la caratteristica legale. Va bene? Allora domani faremo praticamente i legami secondari, vedremo le relazioni che esistono tra stato d'aggregazione e legame chimico e vedremo la geometria molecolare. Arrivederci.